Che bello che è avere munizioni illimitate. E soprattutto che bello che gli angeli non ti sparano a vista. Qualcuno mi apre? Ho trovato un pezzo della bacchetta. Ottimo. Stai attento. Dietro quelle barricate ci sono cose che la guardia degli inferi non osa affrontare. Ed ecco perché le affronto gli altri io. I pezzi della bacchetta sono oltre le barricate? Sì, attraversa la città e troverai il pezzo successivo sottoterra in una vecchia galleria abbandonata. Non male. E dove troverò l'ultimo frammento? Non lo so, ma la bacchetta ha una volontà propria. Trova il secondo pezzo. Eh certo, è la bacchetta a scegliere il guardiano, ma va a cagare, dai. Grazie di avermi aperto la via. Ora appariranno un sacco di zombie, sicuramente. Ah, proprio dietro la schiena. Cioè, anche durante la cutscene si sentivano, eh. Uriel, tra l'altro, brava, tu che non combatti, fai fare tutto i tuoi minion. Qua adesso mi chiuderà anche la via? Strano. Pensavo mi avrebbe chiuso la porta dietro le spalle. Io intanto continuo a tenere sto fucile che... Oh, finché possiamo portarcelo avanti. Io me lo porto, grazie. Una pagina del libro dei morti. Siamo a 8 su 10. Dai, su, con altri due pezzi di pagina. E riusciamo anche ad avere un'altra chiave da Vulgrim. Per fortuna il tizio di fuoco si è fatto saltare in aria subito. Quanto ci fai che è dietro l'angolo ora? Quello è un altro fucile. È diverso però dal mio. Mi sa che è come con guerra, quando avevi la scelta del fucile angelico e il fucile dei demoni. Tra l'altro, smettetela di spawnare per un po', per favore. Va bene che siete punti esperienza facili, però porca miseria, basta un po'. Basta, quanta gente. Tra l'altro voglio quella pozione. Che è successo? Ah, ho sbagliato tasto, aspetta. Voglio prendere... Allora, martello sanguinario, R2 per lanciare degli esplosivi, quindi R2 per farli... Adesso ci divertiamo. Quanti colpi posso sparare? Illimitati colpi, eh? Mi rendi un bambino felice, sappilo. Qua c'è qualcosa. Allora, non sono sicuro se sia meglio questo esplosivo o quello lì che continua a sparare colpi. Forse è meglio quello che spara colpi, ma solo per praticità. Questo è bello potente, sicuramente, non lo voglio negare, ma questo può sparare una quantità di colpi non indifferente. Nonostante, però, c'è da dirlo. Ma dai! Cosa stava appunto? A parte che culo che ho avuto e da dove sono apparse tutte ste persone che due secondi fa non c'era nessuno. Dai! Venite! Ho un fucile a pompa e non ho paura di usarlo. Maledetti schifosi. Sai che per un attimo ho pensato respawnassero? Dai, dove sei? Ecco fatto. Andate via. Ma quanta cacchio di gente che c'è in sto posta fogna. Santo Dio. Madonna. Ecco, è apparso ed è scomparso subito. Allora, fermi un attimo. Facciamo così. Ecco. Così almeno avete anche più persone con cui giocare, schifosi. Allora, vediamo qua. Oggetto blu. Blu. Soldi. E vabbè. Non c'è da lamentarsi, no? Bisogna sapersi accontentare nella vita. Anche se a volte non sempre chi si accontenta gode. A volte gode chi gode e basta. Bisogna saper godere anche delle piccole cose. Dai.
Ecco fatto. Bello lui quando esplode lontano da me. Porca... Ma... Allora, io devo capire da dove escono. Ti giuro che se c'è modo di fermare sto sciame di schifidi... Donna mia, è la prima cosa che facciamo. Allora, andiamo a prendere il forziere. Questa è la mappa, secondo me. La butto lì, secondo me questa è la mappa. Mappa. Guarda. Ormai è talmente cliché ogni cacchio di volta tutto ciò. Allora, vediamo un attimo la mappa. Qua è chiuso, questo vuol dire che dobbiamo passare per di qua. Ovviamente, però... Bisogna sempre cercare in giro qualche oggetto. Guarda lì, c'è una reliquia. Ma te ne vai? Grazie, vediamo. Una reliquia Renagot. Dovremmo tornare dal vecchietto e dargli un paio di reliquie. Ma giusto per... per dargliele. Non per altro. Perché magari fra quelle che ho preso qualcosa di utile c'è. Vediamo, c'è qualcosa qui? Ovviamente no. Mi ricorda molto le prime zone di guerra questo. È ovvio, siamo sulla terra. Aia che male. Siamo sulla terra. È normalissimo che tutta sta parte ricordi guerra. Sarebbe strano il contrario, ti dirò, anzi. Ecco fatto. Anche se in realtà qua siamo un bel po' di tempo prima, comunque. Oh, zona circolare, eh? Boss fight, sicuramente. Allora, non mi sembra ci siano vie di fuga o simili. Il Nos. Allora, fermo. Sono abbastanza sicuro. Che se avessimo avuto quello coi paletti esplosivi, questa parte la distruggevamo veramente in pochi istanti, secondo me. Poi lo scudo. Oggetto viola. Ah, ucciderti a colpi di fucile a pompa è così soddisfacente. Vediamo, abbiamo ottenuto un pezzo viola che è una manopola punitiva. Peccato. Mi aspettavo qualcosa di meglio. Mi aspettavo fosse un guanto, non una manopola, sincero. Allora, dove si trova l'altro pezzo della bacchetta di Sambuco? Non siamo a Londra qui? Non stiamo cercando i doni della morte per sconfiggere Grindelwald? No, non è vero. Ho unito due film assieme. Che in realtà non sarebbe neanche così sbagliato. Ecco qua. Guarda, cioè, ci faccio caso solo adesso. Abbiamo fatto scivolare quello grosso. Ci faccio caso solo adesso. Effettivamente sembra un po' Londra questa zona. Anche un po' messa meglio. Una Londra fatta bene. Una Londra tenuta bene. Qua dietro c'è un forziere. Incredibilmente in zone così anguste non troviamo Vulgrim. Il che è strano. Lui ste zone qua nel primo gioco ci sguazza. Dai, venite a prendermi, merde. Forza, forza. Ho tenuto il mitragliatrice apposta per farmi il culo. Non ho preso il coso per i paletti proprio per semplificarmi la vita. Ecco fatto. Guarda, mi semplifichi il lavoro se ti fai esplodere da solo, eh. Non credere. Non credere che mi dispiaccia.
Ma porca... Quanta gente! Madonna mia, andate via! Siete anche pochi punti esperienza, non valete neanche la pena fra un po' di uccidervi. Vi devo uccidere, è quella la realtà. Ok, un'armatura. Danni a colpo critico arcano, niente di eccezionale. Però, ehi, la mancanza di armi, possedute si fa sentire dopo un po', eh. Però fino ad ora abbiamo trovato solo una di quelle armi demoniache. Il fucile. No, no! Speravo cadesse. Sono caduto io, infatti. Manuto, manuto, perché sei caduto in un imbuto. E la cosa bella è che le zanne di Echidna, cioè, funzionano anche con il fucile. È fantastico tutto ciò. Cioè, aver scoperto che le zanne non solo funzionano quando le usi, ma funzionano anche con le armi principali. E in questo momento anche con il fucile. Guarda, non potevo fare scoperta migliore. Io le avevo equipaggiate perché ho detto, vabbè, se almeno posso curarmi durante il labirinto delle anime, schifo non ci fa, no? E invece gli effetti si sovrappongono. Madonna mia. Cioè, se quelle falci che abbiamo trovato, quelle... Scusa? Ok. Quelle che ci danno sia collera sia energia fossero state possedute, donna mia, in questo momento eravamo inarrestabili. Verde. Soldi. Andate via, per favore. Grazie. Su, su, su. Siamo nei sotterranei, no? La chiave non può essere poi così lontana. Ecco fatto. Donna mia, veramente, se potessi tenere i miei mangiacadaveri, anzi, ti giuro, se ci fosse l'abilità, tipo i mangiacadaveri guadagnano un secondo in più di vita ogni nemico sconfitto, ogni danno colpo critico, cioè sarebbe, a parte rottissima come abilità, sarebbe veramente rotta, però ti giuro, uscirebbe fuori di quelle build. Comunque, tutte ste musiche, ste ambientazioni, le armi, le cose angeliche, ti giuro, più vado avanti... Ah, l'angelo, stai dicendo che è sta roba? Più vado avanti, più tutto mi ricorda Diablo 3, ti giuro. Ma anche un po' Diablo 2, un po' tutti Diablo in generale. Pezzo di merda. Vedi che la grandezza è sempre mezza bellezza, stronzo? Il cervello funziona più dei muscoli. Infame. E comunque l'attacco di quadrato, continuo a ripeterlo, non serve a una bega di nulla. L'L2 totally worth it, assolutamente. Con tutte ste ondate incredibili che fanno, ci sta di sparare un colpo ogni tanto a rosata invece che dritto per dritto. Soprattutto con l'amico infuocato, lo tiene abbastanza a distanza. Là dietro c'è un oggetto che sbrilluccica. Dobbiamo solo riuscire a fare il giro e prenderlo. E guarda caso, in realtà fare il giro è esattamente quello che dobbiamo fare. Sono salito di livello e ho fatto un bullet time, tra l'altro. È rallentato il tempo mentre sparavo. Madonna, ti giuro, è quasi diventato tutt'altro gioco. Siamo saliti di livello, quindi possiamo finalmente aumentare il tempo di questo. Questo ci aumenta il critico arcano, che, ripeto, se aumentasse il critico normale sarebbe ancora meglio, ma visto che aumenta il danno critico arcano e noi questo lo usiamo in combo insieme al mangiacadaveri, e i mangiacadaveri ci ridanno i punti collera ogni volta che fanno colpo critico, direi che ne vale assolutamente tutta la pena. Anzi, se prima io evocavo
i mangiacadaveri per prima e poi lo scudo per farlo durare di più. Se riusciamo davvero ad aumentarlo di tanto il tempo, direi che dovremmo cambiare l'ordine. Prima attiviamo lo scudo, poi attiviamo i mangiacadaveri. Uno perché ci aumenta la difesa, due perché così mentre lo scudo attivo aumentiamo il critico. Visto? Non ci saranno tante combinazioni in questo gioco di abilità, ma quelle poche che ci sono, qualcosa si può fare. Dai! Vuoi venirmi a mangiare? Provaci! Allora, uno, due. Dov'è il mio fucile? Aia, bastardo. Non so dove sono. Il che potrebbe... Si è ripreso la vita. Ma si è ripreso la vita. Ma è perché sono a distanza? No, dai, ti prego. Non è giusto. Non vedo. Sei troppo grosso, santo cielo. Troppo grosso e ingombrante. Mamma mia. Ah, ok, siamo arrivati. Altro pezzo della bacchetta. Il più. Gli occhi di Arafel. Qua c'è un altro fucile. Nel caso tu l'avessi perso o non l'abbia volutamente prendere. Non l'abbia voluto prendere. E eccoci finalmente dall'altra parte. Scendiamo di sotto. Ora ci sono gli angeli anche qui. Arriverà un'ordata di nemici. Lei ci aprirà il passaggio. Guarda com'è stanco questo. Non c'ha più voglia di combattere. E c'ha ragione. Perché combatte per una causa che non è neanche più tua? Oh, aspetta. Hai trovato il secondo pezzo. Avverto il suo potere dentro di te. Ma va. La bacchetta vuole tornare integra. Forse tu non senti le sue grida, ma io sì. L'ultimo pezzo è dietro questa barriera, in una zona fortificata dall'ombra. Chi l'avrebbe mai detto? Il distruttore non sarà contento quando ricostruirò la bacchetta di Arafel. I tuoi guerrieri potrebbero pagarne il prezzo. La città bianca è perduta. Presto questo mondo in frantumi sarà la nostra tomba. Eppure dobbiamo combattere contro le tenebre in difesa della luce. Esatto. Se le tue azioni accelerano la nostra fine, così sia. Se tanto devo morire, almeno fallo veloce. Sarà l'ultimo respiro, Uriel della Guardia degli Inferi. Buona fortuna, cavaliere. Però l'ultimo, guarda come c'è ancora rispetto fra Morte e Uriel. Uriel, guerra gli fa schifo, proprio gli puzza di merda. Guarda qua, un pezzo, grazie. Puzza di merda e se si deve avvicinare troppo lo fa anche con disgusto. Noi invece bene o male comunque... Noi comunque bene o male non è che ci insulta, ci dice niente o ci fa pesare il fatto che nostro fratello è un pezzo di merda criminale. Tizio esplosivo, ecco fatto. Meno male che grida così, proprio uno non si preoccupa neanche di cosa sta per trovare dietro l'angolo. Un kamikaze gigante che sta per esplodere in fiamme. Beccatevi questo, madonna mia. Tutto sto livello me lo faccio con sto fucile. Se sto gioco avesse i trucchi per poterti portare il fucile in giro per tutto il gioco, lo farei, ti giuro. Solo per lo sfizio di sparare in faccia ai boss. Ti giuro, sai che bello sarebbe? Perché tanto combatteremo sicuramente contro di lui. Sparare a nostro fratello, quello corrotto. Proiettilate in faccia così soddisfacenti. Neanche questi qua di fuoco mi soddisfano così tanto da sparargli in faccia, ti giuro. Ecco qua, c'è qualcosa qui? No. Sarebbe stato un posto perfetto per nascondere almeno una reliquia. Almeno qualcosa. Ecco qua. Guarda, non ho neanche bisogno di arretrare o fare nulla. Fa tutto il fucile. È troppo potente. Per quello ti mettono, secondo me, l'alternativa. Quello che spara i... C'è quello esplosivo? No? Ti mettono l'alternativa, quello che spara i paletti esplosivi. Perché comunque è più forte, ma è più lento. Ah, di nuovo tu, ok. Ottimo.
Ma a parte, scusami. Vabbè, adesso sono ancora lontano. Tanto vale che sparo veramente così per ora. Aspetta. Vai. Quadrato. Ecco qui. Su, su, su. Dai, fai qualcosa di utile. Hai fatto un grido, ma che bravo. Sai che ti giuro, non vale neanche la pena. Neanche di impegnarsi con te. Ma proprio zero totale. Anche i tuoi schifidi, basterebbe che attivassi lo scudo e via. Cos'è? Ah, un pezzo di armatura, bene. Vediamo l'armatura, ovviamente verde e fa pena. Quando è che troveremo un'altra arma posseduta? E poi sto pezzo qua adesso con la pioggia sul ponte mi ricorda invece Left 4 Dead, sincero. Faccio dei collegamenti strani a volte. Fate domande. Aia, no! Aspetta, dammi il mio fucile! Ecco fatto, bastardo. Non mi separerai dal mio fucile. Il mio fucile è il mio migliore amico. Come diceva Scarface, salutate il mio amichetto. Eccoci qua. Bello. Soddisfatto. E mi sa che là in fondo c'è un'altra arma, diversa addirittura dalle due precedenti che abbiamo visto finora. Può essere... o è solo lo sparapinoli? Scopriamolo. Sì, è lo sparapinoli. Minchia che salto! Visto! Non ha senso prendere l'altra. Con quattro colpi, questi qua li fai fuori. Nonostante la potenza sicuramente indiscutibile di quello. Quello è poco ma sicuro. Guarda! Diablo 3, uguale! Ci sono le stesse zone con le stesse tipologie di musica. Quello là è rimasto bloccato, liberiamolo dalla sua sofferenza. Dai. Ecco fatto. Credo anche di aver ucciso qualche stronzetto minion. Mai viste così tante pozioni per terra comunque. Qua? C'è qua? Lo sapevo. Non ci vuole neanche impegno per liberarsi di sti cosi. Sono loro che si avvicinano. Solo loro, si avvicinano. Tu gli fai la rosata, finita. Hai vinto. Devo andare qua sopra e arriva Ciccio bello esplosivo. Guarda, non finiscono mai. Io ci credo che l'umanità non può risorgere. Si sono trasformati tutti in sti schifi. Cioè anche ritornassero in vita ritornerebbero pieni di buchi. Come un groviera. Un'umanità fatta di formaggio. Che cazzo di collegamenti sto facendo? Oh, un altro tizio gigante. E secondo me là dietro c'è un oggetto. Allora amico, tranquillo che ora arrivo. Non ti preoccupare. Aspetta. Ecco fatto. I tuoi schifosi insettini te li puoi anche riprendere. A me non servono. No, abbastanza. Sì che ce l'hai, tranquillo. Però il design di sto schifo è bello. Fatto bene almeno. Su quello non posso dire nulla. Fatto bene. Fatto bene. Ecco fatto. Tanto, di cosa mi preoccupo? Ricarico vita. Ricarico collera. Non ho proprio... ho proiettili infiniti. Non ho nulla di cui preoccuparmi, davvero. C'è un'arma e una cosa blu che non ho visto. Forse era un amuleto? Può essere? Sì, era un amuleto. Ora che però siamo su sto ponte... mi ricorda Dying Light invece. Mi ricordo il secondo livello, stavo per dire secondo mondo, dove sei sul ponte che devi evitare tutta quella mega orda di zombie incredibile.
Dying Light secondo me comunque a livello di concept di gioco di zombie geniale. Ho visto che molti hanno un po' lamentato Dying Light 2. Io non ho ancora avuto forse il piacere di giocarlo e di provarlo, però il primo mi aveva colpito molto positivamente, molto positivamente. Poi io avevo anche un affetto particolare nei confronti di Dead Island. Ho proprio un bel ricordo di quel gioco. Riptide, mica tanto. Mentre il 2 ho ancora sopra questa scrivania il poster del 2. L'avevano annunciato anni fa e l'avevano messo persino in una rivista ed è ancora lì il poster. Cos'è? Il Chakran questo. Eccola, la chiave è stata ricomposta. In realtà è una bacchetta, ma fa niente. Bacchetta di Arafel. Ora che ha riacquistato tutta la sua forza, bacchetta conferirà un potere incommensurabile al suo proprietario. Ma è un'arma? La mazza magica. No, non credo sia quella. Eccola qua. Andiamoci a prendere l'ultimo forziere blu. Soldi, ovviamente. E vediamo che cosa si nasconde. Per un attimo ho pensato si fosse frizzato il gioco. Dicevo, che cosa si nasconde qui? Boss fight? Strano ma vero no? Vediamo se... Ma poi scusami, i pezzi sono nascosti qui, qui e qui. Perché cacchio non siete andati a prenderli? Siamo angeli, non facciamo niente di tutto questo perché siamo delle fighette. Ah, bene, mi fa piacere. Tra l'altro mi fate catturare da delle mani per terra. Non andate a prendere i pezzi perché sennò non sia mai che l'equilibrio viene distrutto. Eh sì. La bacchetta di Arafel è di nuovo integra. C'è uno zombie là dietro. Vorrei chiederti di brandire quell'arma e cambiare le sorti di questa guerra. Non posso. Ma temo che il distruttore la ritroverebbe e la userebbe per i suoi scopi oscuri. No, è meglio che tu la porti lontano da questo mondo e la affidi alle mani sicure dell'esercito bianco. Noi cercheremo di resistere qui. L'abbiamo nascosta dal distruttore. Dov'è il distruttore? Non l'ha neanche cercata sta bacchetta lui. Allo sterminio della guardia degli inferi. Resterei al tuo fianco, Uriel, ma il destino di mio fratello mi porta altrove. Meno male. Hai dimostrato di essere degno di onore, una virtù poco nota tra la tua gente. Ma se dovessi vederlo, Guerra dovrà rispondere dei suoi crimini. E ricordiamolo, lui non ha colpa. Questo alla terra. Farò in modo che mio fratello sia risparmiato. Fa ciò che vuoi, cavaliere, ma questo mondo è perduto. Ovviamente. Speranza. Che fai ora? La guardia degli inferi, Uriel? Prima o poi tutte le lame si spuntano. Conto su questo. Vorrà dire che voglio morire. Soffriranno ancora di più quando la nostra spada li trapasserà. Certo. Come no? Sì, ma magari occupatevi intanto di sti zombetti, no?